Professor Bembino, who's not an economist, but nevertheless has many things to say. Grazie, il mio era ed è un saluto per un volume che ha visto tra i soggetti che lo hanno appoggiato anche l'Accademia Italiana del Codice di Internet e l'Università Europea di Roma. E mi limito a questa considerazione che riguarda la collocazione editoriale di questo volume, che denota una scelta di campo. Siamo nei quaderni romani del diritto commerciale fondati da due compianti, da autorevolissimi giuristi, diciamo colleghi maggiori, Bonati e Ferroluzzi. E quindi siamo nell'ambito di quel sapere che è il diritto positivo che si applica al mercato e alle imprese, il diritto commerciale. Non c'è il tema della privacy, non c'è il tema della riservatezza, non c'è il tema dei diritti fondamentali. Questo è un caveat necessario, perché talvolta dentro questa parola magica del big data si vanno, nell'ottica dell'interdisciplinarietà virtuosa, in realtà intersecare dei saperi che poi vengono piegati ad obiettivi che non sono propri di quel sapere. E in particolare tutto il grande tema della riservatezza del dato personale, del dato intangibile, del dato che connota anche alcune sensibilità della propria espressione, il credo religioso, il credo politico, non stanno dentro il diritto commerciale, non possono stare dentro il diritto commerciale, non sono contendibili. Noi quando per la prima volta abbiamo utilizzato l'espressione dello sfruttamento dell'immagine, no? Che era la prima deroga ai diritti della personalità. I diritti della personalità sono diritti assoluti, intangibili. A un certo punto negli anni 70, soprattutto con riferimento ai personaggi famosi, ci si rendeva conto che loro avessero anche un quid pluris di capacità di sfruttamento economico e quindi riuscivano ad associare la loro immagine anche per crearne un lucro per un tornaconto al proprio patrimonio, tant'è che si cominciava a ragionare se fossero delle aziende, anche se su base personalistica. Quella stagione, potremmo dire che in gran parte è terminata, si è affacciata adesso una stagione dove dentro la rete internet tutti possono rivendicare un valore economico, tra virgolette, della loro immagine. Mutatis mutandis, sempre dentro i diritti della personalità si rientra, ma con una dinamica diversa. Cioè, mentre in quel campo del ammantare un bene, il testimonial, era strettamente legato a una forza della propria immagine che veniva, tra virgolette, ceduta nell'ambito dello sfruttamento economico a una società, a un'impresa, la quale ne lucrava attraverso una associazione fra l'immagine e il bene, qui la dinamica è completamente diversa. E cioè quel dato personale non vale tanto per rafforzare l'immagine di un'azienda, ma vale quanto strumento per instradare lo stesso utente in alcune scelte economiche all'interno della rete. E allora qui non è il tema della privacy, qui è il tema della concorrenza, delle pratiche commerciali scorrette, perché si può anche immaginare che siamo davanti a una pratica commerciale scorretta, il fatto che si limitino le informazioni all'utente, acquirente, consumatore nel momento della sua navigazione online per indurlo a fare delle scelte, limitando fortemente quelle che sono le informazioni nella totalità della rete, ed è un'induzione, noi la chiamiamo la pubblicità decettiva. Allora è molto importante che questo volume si inserisca dentro una collana di diritto commerciale, perché tanto sgombra il campo da un equivoco. Qui vogliamo verificare all'interno del mercato cos'è corretto, cos'è leale, cos'è non contrastante col diritto antitrust, quali sono monopoli, abusi di posizioni dominanti, intese, che possono creare una distorsione sul mercato tale da ledere interessi in primis di tipo economico. Poi altro capitolo che non è in questo libro, anche se ci sono dei saggi approfonditi che toccano questo aspetto, che è il tema dei diritti inviolabili, della protezione dei dati personali, che è qualche cosa, potremmo dire, nell'ambito dell'architettura dei saperi giuridici che sta ai piani alti, no? E dentro, ma c'è tipicamente, sta il traffico, nei
piani bassi del diritto, è un diritto molto bello, ma molto pragmatico, concreto, basta leggere le pagine di Vivante dell'inizio secolo scorso, che raccontava proprio come nasce il diritto commerciale. Invece sopra ci sono i diritti che non possono entrare dentro il mercato. Allora, quella valutazione è una valutazione che occorre fare a monte, prima, e non invece andarle a inserire in questo contesto. Si discuteva poche ore fa del tema del benessere del consumatore. E che cos'è il benessere? Noi, come Accademia del Codice di Internet, abbiamo finanziato una borsa di dottorato dentro un dottorato che si chiama proprio benessere della persona tra diritto, psicologia e altri saperi. Perché abbiamo come l'impressione che questo benessere stia diventando in alcuni casi un'espressione forse non fortunata, un ben avere più che un benessere, e cioè avendo a disposizione una serie di dati che ti consentono di poter fare alcune scelte piuttosto che non altre, realizzi il tuo benessere o realizzi una tua capacità economica di soddisfare non un interesse ma un bisogno contingente immediato. Andiamo lontano ovviamente su questa prospettiva, però è fondamentale che all'interno di una discussione seria, come serio è questo volume sui big data, si scindano questi aspetti, perché altrimenti c'è un'indebita contaminazione con le regole proprie del mercato di diritti che non possono appartenere al mercato, che possono essere ancillari, possono essere in qualche modo precursori di una scelta, ma non sono contendibili. Questo è un tema importante, avrà anche una matrice etica sullo sfondo, però è un tema tutto giuridico, ed è per questo che io davvero saluto con soddisfazione la collocazione dentro Quaderni Romani di diritto commerciale, che segnano con molta onestà intellettuale un ambito di studio nel quale si colloca questo volume. Vi ringrazio. Siamo noi che la ringraziamo per una presentazione di alcune idee estremamente stimolanti. Purtroppo dobbiamo andare avanti, magari dopo, se avremo qualche momento, apriremo un dibattito su queste cose. Chiederei